Buongiorno Vincenzo Longo, AG Markets da Milano. Ci aspettiamo un'apertura intorno alla parità per gli indici statunitensi questo pomeriggio sulla scia appunto dell'andamento delle borse europee. Gli investitori in Europa sembrano appunto rimanere abbastanza perplessi in vista dell'Eurogruppo che ci sarà tra qualche ora, dove i ministri delle finanze dell'area euro in teleconferenza approveranno il piano d'aiuti da 30 miliardi di euro alla Spagna. La sensazione è che i mercati temono appunto che possano essere definiti dei dettagli diciamo che vadano ad aggravare appunto sulle casse dello Stato di Madrid, o comunque che possano essere imposte delle clausole peggiorative sul paese iberico. Sul fronte valutario l'euro-dollaro sembra risentire di tutte queste tensioni dopo anche la poco felice asta spagnola di ieri. La moneta unica scambia in area 1,2250 contro il dollaro e non sembra avere la forza di sfondare la resistenza collocata in area 1,2320, livello oltre il quale ci potrebbe essere un recupero di forza che la spingerebbe verso i massimi delle ultime settimane. Sul fronte macro non ci sono dati macro di rilievo questo pomeriggio negli Stati Uniti e questo potrebbe aumentare l'incertezza degli operatori in vista anche del weekend. D'altronde gli indici statunitensi vengono da 3 sedute consecutive di rialzi e potrebbero tornare a focalizzarsi sui problemi dell'Europa per cercare di prendere profitto in vista appunto della pausa settimanale. Sul fronte commodity segnaliamo la corsa del petrolio che non accenna appunto ad arrestarsi. Ieri il WTI ha toccato i massimi dal 17 maggio scorso in area 93,20 dollari al barile e sulla scia appunto delle tensioni che ci sono in Iran e degli scontri in Siria. Ci aspettiamo che questo rally possa continuare proprio sull'acuirsi degli scontri, soprattutto in Siria dopo le recenti attacchi terroristici. Sul fronte italiano ricordiamo che il FTSE MIB rimane in un'area di congestione intorno ai 13.500 punti ed è questa mattina il peggior indice d'Europa. I cali sono sostenuti soprattutto dai finanziari, in particolare segnaliamo il calo di Banco Popolare e di Generali che perdono oltre il 2%. Per oggi è tutto, per tutte le altre notizie seguiteci sul nostro canale Twitter IG Markets_IT. Buona giornata e buon trading.